Ero spaventato mentre passava la copertina del nostro programma di questa puntata di Viceversa, perché non sapevo se avevo scelto un filmato corrispondente all'ospite che abbiamo questa sera. Poi è iniziato e Francesco Rossi, buonasera Francesco, ha Buonasera a detto tutti, sì, è una roba nostra, te la quindi sei non ti cavata, dai. preoccupare, me la sono cavata. Comunque, imbrogliando un po', glissando, avremmo lo stesso Saranno contenti bypassato. i nostri amici di Gorizia, artisti associati, che stanno organizzando questo che sarà un appuntamento importantissimo in regione a ottobre, il meglio Ok, della danza quindi abbiamo italiana. anche dato una Una notizia in più rispetto a quello che spoilerata. avevo preventivato. Benissimo. Francesco Rossi è un architetto e un artista di arti visive, vediamo se dico ci siamo come definizione, ed è uno degli artisti che ieri sera hanno partecipato a una manifestazione molto interessante in Piazzale 26 Luglio, che ha dato vivacità a un luogo che è simbolico, ma che viene diciamo visto sempre con un po' di distacco, tranne il 25 aprile da parte degli udinesi, che è il monumento alla Resistenza disegnato da il fu Gino Valle. Ci racconti un po' di cosa è successo ieri sera, Francesco? Ah, una cosa piacevole, che è quello che succede nelle piazze, in tante piazze delle nostre città, delle persone si Quella che dovrebbe sono. essere la logica di piazza, no? C'è gente che si ritrova. Sì, la logica di comunità, direi, trovarsi, confrontarsi, parlare di qualcosa di vero, magari condire il tutto con qualcosa di bello, ecco. Almeno questa è la nostra visione dello spazio urbano. E il nostro gruppo da anni cerca di fare dell'arte, della creatività, uno strumento per aprire una riflessione che è fondamentalmente sulle relazioni, su quanto siamo in grado di creare relazioni vere con chi ci sta a fianco, e la città è lo scenario delle relazioni fra le persone e quindi è anche il centro delle nostre riflessioni. E il progetto è Certo. nato su questa falsariga. Ecco, tu fai parte del collettivo Zero Idee, giusto? Che è la struttura che ha dato il via a questo tipo di Assieme all'associazione manifestazione. Modo, Zero Ok, Idee l'ha l'associazione prodotto. Modo. Ok, quella prodotto. Ci racconti un po' che cosa è successo? Cioè, ok, arte, rappresentazione, però nello specifico, chi è venuto ieri sera in Piazza del 26 Luglio? Che cosa ha visto? A che cosa si è appassionato? Ha visto un punto importante di un percorso che è iniziato già da una decina di mesi, proseguirà fino alla fine di agosto e ha visto, io credo, quello che gli artisti hanno restituito rispetto a una riflessione portata avanti su quello spazio monumentale. Ok, A noi cioè, si è sembrava. partiti dal presupposto, immagino, che lo spazio fosse, non dico abbandonato a se stesso perché comunque è curato, eccetera, però poco vissuto sicuramente, Ma questo no? No? non era tanto il Ok. presupposto che noi abbiamo dato agli artisti, semplicemente ci sembrava giusto. Noi 2 anni fa ci siamo accorti, abbiamo colto che il comune voleva iniziare un percorso per portare questo spazio ad essere riconosciuto come monumento nazionale. A Udine c'è solo un monumento nazionale e pochissimi sanno anche di quell'esistenza. Quindi ci siamo E qual è il chiesti, monumento nazionale di Udine? qua Ah. in fondo a Via Gemona, più o meno dove Ok. c'è la nicchia. Sì. In quel complesso edilizio nacque Giovanni da Udine, sì, il pittore, Ah, ok, c'è anche la e c'è la targa, targa, e sì. E sì, resta di fatto la quella è via targa. Giovanni da Udine, poi quella che Esattamente. Però da pochissimi quello sanno. Allora, spazio lì. la domanda era: ma può essere che abbiamo un percorso che porti questo spazio a essere un monumento nazionale e che la città sì e no che entra in questo spazio? Quindi ho iniziato prima di tutto un percorso di ricerca. Ed è bastato anche fare un po' di chiacchierate con le persone per accorgersi che, cioè, se poi non davi il riferimento di fronte al tempio ossario, Nessuno sapeva era già che. difficile spiegare Sì. qual era il Per posto. gli anziani dove c'erano i bagni, no? Si Questa è una cosa che poteva. scopro adesso, Sì. ma. E quindi l'idea è: ok, proviamo a proporre a un gruppo di artisti una riflessione su che cosa era quel monumento, che cosa ha rappresentato nella nostra storia e che cosa può rappresentare oggi. Abbiamo avviato, anche grazie alla collaborazione con l'università, con un curatore scientifico come Luca Giuliani, un percorso Certo. di studio e ne siamo venuti fuori con una serie di materiali che abbiamo condiviso con musicisti, coreografi, danzatori, attori, artisti visivi, ognuno ha restituito la sua idea. Abbiamo tentato di montare queste riflessioni in uno spettacolo unitario e ne è venuta fuori una cinquantina di minuti che
che ora verrà replicata a breve anche a Fiumicello, a Losevera, in Ok, diverse... quindi ci saranno altre tappe. Prossima tappa ci dà anche la data, proprio così se uno Giovedì se l'è 26, persa. questo giovedì, il Ah, ok, prossimo proprio... giovedì a Fiumicello, all'interno del Festival Aison. Ok, ci racconti anche chi ha partecipato, a parte te, chi compone il collettivo, quali sono le altre persone, insomma, che hanno dato Sì. vita Allora, a questa manifestazione, a questa rappresentazione, diciamo così. Area Area con Angelica Margherita e Andrea Rizzo hanno curato la parte coreografica. Certo. Io ho fatto parte del gruppo musica, ho seguito un po' la mia anima, seconda anima canora, assieme a Leo Virgili che ha coordinato la realizzazione delle Certo. musiche, assieme a Paolo Trombonista Paron, storico, no? Leo trombonista, chitarrista, Virgili, sì. compositore, assieme a Paolo Paron e a Roberto Amadeo. Ci ha coordinato Alessandro Berti, regista di Bologna, ma per lunghi anni qui operativo a Udine. Cosimo Morelli ha impreziosito il tutto con un live painting. Davide Vettore ha realizzato una performance multimediale all'inizio. Penso di non dimenticare nessuno, ci Bene, bene, siamo. non facciamo torto a nessuno. Vediamo sempre le immagini in sovraimpressione, insomma, con alcuni momenti, alcuni frame della serata di ieri. Tu guardi soddisfatto proprio cosa sta succedendo. Vedo che hai avuto buoni feedback, un ritorno positivo. Cosa ci racconti? Ma sì, io poi personalmente sono stato molto contento, me la sono goduta alla grande. Secondo me la cosa principale che questa serata ha lasciato è che quello può essere uno spazio performativo figo. Cioè, si Sì, ecco, sentiva una bella vibrazione. una bella La energia. Ti volevo chiedere, no? gente. La gente come ha risposto, il pubblico come lo vedevi? Ma la gente è stata attenta, eravamo preoccupati se fosse o meno necessario un blocco del traffico o altre cose. In realtà è stato bello essere nel mezzo della normalità con le macchine che giravano attorno. Penso che Gino Valle sarebbe stato molto contento. Lui nella sua idea voleva creare all'interno di uno spazio urbano una piccola isola di meditazione. E quello spazio lo è, pochi ci entrano, pochi si fermano, ma offre questo. Il fatto di essere un po' sotto attutisce il rumore del traffico. Insomma, Sì, qua c'è la mano, ci insomma, si è stati bene. dell'architetto sveglio, no? Immagino, no? Che ha pensato sicuramente a questa dimensione. No, tu ci dici una cosa che non è una notizia, però che tanti non sapranno, che comunque si può passare di lì, non è proibito l'accesso. No? Altra cosa che non è tanto nelle corde sia degli udinesi che in quelli che sono di passaggio. Sembra sempre, no, un supporto messo lì e vietato l'ingresso, invece non è così. Anzi, storicamente pare, non ho capito fino a che punto è leggenda e fino a che punto no, ma pare che in una giornata nevosa, Gino Valle, prima di iniziare il progetto, si fosse recato sulla piazza e avesse notato che la gente per attraversare la piazza passasse attraverso il centro, seguendo un percorso non lineare, non il percorso più breve, ma una spezzata particolare. E lui su quegli assi ha costruito gli accessi al monumento. Di fatto quello è sempre stato un percorso naturale. Oggi il fatto che magari il traffico sia un po' aumentato e forse che il monumento incute un minimo di senso di rispetto lo fa percepire meno come un passaggio. Ma in realtà, anche il giorno prima dello spettacolo, durante le prove, tanta gente è passata, tanta gente si è fermata. Solo che Sì. poi la Chiaro, mia riflessione è che uno si ferma se c'è qualcosa, se non le se non nie, c'è niente, cioè se non uno c'è una tira dritto, no? panchina, banalmente, Sì, ma uno chiaro, non per viene in mente che forza. può Questo accade sedersi. anche con, che ne so, i parchi, se non c'è un chiosco, Certo. se non c'è un... Adesso il chiosco è un po' un azzardo, insomma. sì, no, dico, Ma non la in questo panchina ci caso, può no? La stare. panchina, se non c'è un gioco, qualcosa da fare, dico, no, nel caso dei parchi, no? Nel Chiaro. caso del monumento, cosa si ferma a fare uno, no? Ma Così magari è sarebbe il... anche attuale, anche, non voglio essere eretico, però Vai, vai, vai. vedere questi Sì, monumenti. sì, Un pure eretico. monumento, cioè se non è una cosa viva, se non è una cosa vissuta nelle sue diverse forme, non lo so, ma cioè, ci si potrebbe parlare, ecco, non a livello di chiosco. Chiaro, Però chiaro. No, a no, no, livello di io mi spontaneità riferivo ieri, per appunto ad esempio, altre dinamiche, ad un'installazione è stata esempio, molto giocosa. I Brida, ecco chi dimenticavo, il eh? Sì? collettivo Brida della Slovenia ha proposto questa installazione con delle maschere con le quali la gente si poteva fare dei selfie. Di fatto era un gioco, ma era un gioco che stimolava una riflessione sulla memoria, in quanto nei giorni precedenti avevamo chiesto alle persone di portare foto Ah, che rappresentassero pezzi di memoria. Da queste foto abbiamo estrapolato dei volti. E tu potevi farti un selfie lì con un volto di 50 anni fa che magari c'era stato lì e
è un modo per riattualizzare l'idea di memoria e anche condividerla, Ne avevano perché di foto, perché adesso si fanno le foto ma non si stampano più, ne ho questa sensazione, no? c'erano, Che... quelle vecchie c'erano. Ah, oh, quelle Poi vecchie, sono venuti ok. alcuni ragazzi, i nuovi cittadini, magari con gli iPhone, portavano le loro memorie. Anche il Ah, progetto ha cercato ok. di confrontarsi molto su questo tema, cioè se la Resistenza è stato un momento identitario forte per il nostro Sì? territorio. Che cos'è oggi identità? Cosa vuol dire parlare di identità in un mondo che cambia? Forse l'identità è anche un qualcosa che è forte nel momento in cui è in grado di mettersi in discussione. Chiaro, perché non è Quindi nella memoria, nelle corde dei più giovani e devi interessarli, diciamo, con anche altre cose, insomma, no? Per coinvolgerli in un determinato tipo di percorso. Vediamo cosa ci ha raccontato, cosa ha raccontato ai microfoni di Alessandro Cesare, che ha raccolto il video, per noi, invece l'assessore Pirone, che era presente sul posto ieri sera. Assessore Pirone, per una sera il monumento dedicato alla Resistenza vive o rivive, insomma, richiamando gente, cosa ne pensa? Il monumento è sempre stato un elemento vivo, al momento in cui i valori della Resistenza, i valori della Costituzione sono i valori della nostra democrazia, della democrazia per la quale abbiamo versato anche sangue e per la quale abbiamo lottato. L'amministrazione ha avviato questo percorso di richiesta, di riconoscimento del monumento alla Resistenza come monumento nazionale, un'opera straordinaria progettata da Gino Valle insieme a Federico Marconi, con la scultura di Basaldella, e questa è l'occasione con cui la comunità del presente si riappropria ancora di più della bellezza, della straordinarietà di questo, non soltanto di questo monumento, ma se vogliamo anche dei valori che in qualche modo in esso sono rappresentati. E non poteva che farlo l'arte, la cultura, non potevano che essere gli artisti i protagonisti di questa opera, di questo messaggio assolutamente, insomma, attuale. La città di Udine è una città che è abituata a sperimentare. Chi dice che la città non sa usare, penso che non si rende conto di quanto, come nell'occasione di questa sera, la città attraverso la propria comunità è in grado di esprimere. E non è una cosa scontata. La città sa usare, Francesco, cosa dici? Tu sei d'accordo? Sembrerebbe di sì, dai, io sono convinto di sì. Poi la città è un'entità un po' Chiaro. astratta, cioè i cittadini, le persone, la cosa è legata a quanto io Qua c'è so la tua usare. declinazione di architetto, cioè che fa la distinzione città e cittadini. Ma sì, non lo so, può darsi, non lo so. Io credo che mi piacerebbe stare in una città che osa e quindi devo io osare, Cosa manca? Adesso altrimenti. te lo chiedo così come anche artista, no? Cosa manca a Udine per osare un po' di più, secondo te? Un po' di spirito, un po' di iniziativa, un po' di capacità di svegliarsi da un certo torpore tipico della provincia? Cos'è che Ma potrebbe essere migliorato, non che non io qui funziona? magari mi sento di lanciare uno spot per un altro capitolo della mia vita lavorativa, Vai che tranquillo. è la mia attività all'interno di Federcultura, che è l'insieme delle cooperative che si occupano di cultura. Secondo me la cosa che manca è coordinamento, nel senso che sinergie, ecco, coordinamento sembrerebbe qualcuno da sopra che coordina. Cioè c'è tantissima energia dispersa. Tantissimi giovani che fanno bellissime cose, tante cose che accadono, però io credo che con poca sinergia in più fra le parti, e in questo forse sta anche la responsabilità del pubblico, come colui che effettivamente dovrebbe aiutare a Sì. creare le condizioni per una collaborazione, con poca sinergia in più si potrebbero raggiungere grandi risultati, perché anche vedendo altre esperienze siamo in una condizione comunque invidiabile, cioè Sì, non ci ci si rende sono. conto tanto, no, di questa cosa No, qua. io Ogni mi. tanto si guarda sempre l'erba del vicino, però anche quella No, io che mi sta qui è confronto a abbastanza livello verde. nazionale, la nostra regione in questo momento è privilegiata, ma deve riuscire, finché c'è questa situazione, a farne un volano per crescere. Io vedo nella collaborazione, nella nascita di sinergie, di consorzi, di reti fra gli operatori del settore culturale la E non ci vera sono possibilità. abbastanza ancora, ognuno pensa un po' al suo orticello, come funziona. Ma ci sono delle cose, a parte che nell'ambito culturale non è che ce ne siano così tante, Sì. sinceramente. In altri ambiti sì, ma nell'ambito culturale i coordinamenti sono veramente scarsi. E spesso si riducono a cose un po' di facciata, cioè io dico anche cose banali,
nell'ambito musicale mi ha sempre colpito i tanti piccoli gruppetti che si affaticano, che hanno ognuno il loro piccolo impiantino, che usano una volta al mese. Spesso la difficoltà di base anche per i ragazzi di dire boh, mettiamoci insieme, compriamo insieme un impianto figo. Sì, e ce lo dividiamo. Sì, quindi è più bisogno. Un fatto di attitudine e di educazione, non è qualcosa che si insegnerà probabilmente a scuola, cioè non lo so, si insegnerà ai figli ad essere aperti a collaborare con gli altri. Sì, si migliorerà un po' con le prossime generazioni. A proposito di collaborazione, di sinergia, quando succede qualcosa è importante anche che ci sia, come dire, non dico la sopportazione, però che si capisca che si fa qualcosa per la città. Qualche vocina polemica mi ha detto che ieri non può mancare questa dimensione, ci sono state delle proteste. Io voglio sapere, fino a che ora siete andati avanti con questo spettacolo, che la gente si lagna di tutto, anche di sta roba qua? Non credo fino alle 4 del mattino. Sei, no? L'ho saputo da te adesso. Vedi, ma io sono informato, faccio il mio mestiere. Eri tu che... Sì, ho chiamato i vigili. Sinceramente credo che a mezzanotte, alle 11, guarda, avevamo prenotato la pizzeria alle 11 e mezza. Bene, bene. E alle 11, sì, è durato una cinquantina di minuti lo spettacolo, considerando che è iniziato alle 9 e mezza, credo che alle 10 e mezza fosse finito tutto. Poi Tony è anche abbastanza basso, cioè la danza era il silenzio. Sì, non è che fosse il Leo Virgili ha sbregato, no? Un po' con la chitarra sul finale, alla peggio faremo girare la multa a lui, dai. No, stiamo a chiamare multa. In questo senso, devo dire, a parte le battute, che quando si fanno cose di questo genere è importante sapere che non esiste la critica, esistono i feedback che... Certo. Sono le cose che ci fanno migliorare, quindi io l'unica cosa che posso dire è che se qualcuno ha notato in quello che abbiamo fatto qualcosa di migliorabile, siamo apertissimi ad accogliere proposte, suggerimenti o migliorie, anche perché personalmente la serata di ieri mi ha convinto che lì bisogna continuare a fare cose. Ovviamente non concerti metal, che peraltro non abbiamo fatto. Benissimo, Francesco, allora al prossimo appuntamento, magari quando ti viene un'idea, ce la comunichi, così possiamo dare la notizia, siamo ben contenti. Grazie di essere stato con noi questa sera, grazie della chiacchierata, e grazie a tutti quanti, appuntamento domani alla stessa ora con Viceversa per l'ultima della settimana. Buonasera a tutti.